Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Meditiamo i misteri della luce. Vorrei farvi introdurre da una riflessione di Enrico Medi, un grande scienziato. Ecco qui il suo volto. Diventò famoso in Italia nel 1969, esattamente il 21 luglio, quando l'uomo approdò sulla Luna. E lui commentò quell'impresa e disse: «Sì, una cosa bella, però serve a ben poco. Arrivare a camminare sulla Luna, se non sappiamo più camminare sulla Terra». E ancora oggi questa osservazione è molto giusta. Poi disse: «Non ci esaltiamo troppo, la Luna è distante soltanto 384.000 chilometri, mentre il Sole, la stella più vicina, è lontano 150 milioni di chilometri, per cui l'approdo sulla Luna è il salto della pulce». Eppure disse: «Il mondo è meraviglioso, ma molti non se ne accorgono. Chi è che si ferma a guardare il cielo stellato? Ma la sera è un incanto, vedere questi corpi che si muovono, ognuno ha la sua strada». Ma non solo, disse, anche il mondo piccolo, le cose che tocchiamo, sono come delle piccole stelle, piccole piccole, tutte attaccate una all'altro, da una forza di gravitazione. Pensate, disse, quando noi emettiamo un respiro, soltanto nel respiro escono fuori 10.000 miliardi di molecole, queste piccole stelle che formano le cose, 10.000 miliardi di molecole. E lui giustamente fa osservare, forse non ci si rende conto della cifra un miliardo, ma se cominciassimo a contare ora, 1, 2, 3, per arrivare a un miliardo ci vorrebbero 33 anni. Ebbene, in un respiro ne mettiamo questa cifra enorme di miliardi. Però giustamente aggiunse Enrico Medi, che era un credente, anche il mondo, l'umanità, è fatta di tante stelle che dovrebbero ruotare attorno al Sole. Il Sole è Dio, ma il peccato ha sconvolto tutto. E Gesù è venuto per rimettere armonia attraverso un infinito atto di amore, l'atto di amore della croce, che ha messo dentro questa storia incattivita, ha messo la terapia che la può curare. Il mondo è colpito, l'umanità esattamente, da un'infezione. La cura è soltanto Gesù. E allora andiamo lungo il fiume Giordano. Giovanni sta battezzando. Quando vede Gesù, grida: «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». Oggi noi dobbiamo continuare la missione di Giovanni. Quando si incontra un cristiano, si dovrebbe avvertire la presenza di Gesù. Noi dobbiamo essere una segnaletica che porta a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea. Gesù, con la Madonna, con gli Apostoli, partecipa ad una festa di nozze e compie il primo miracolo per salvare la gioia di una famiglia. La famiglia l'ha inventata Dio. La famiglia è una scintilla di cielo consegnata agli uomini. Se spegniamo questa scintilla, siamo nel buio, nella confusione totale. Eppure oggi c'è una vera guerra nei confronti della famiglia. Pensate, Giovanni Paolo II disse che soffrì tantissimo quando seppe che al Parlamento europeo non si erano messi d'accordo per definire cos'è la famiglia. Pensate che sbandamento. Chiediamo al Signore che veramente mandi tanta luce nel cuore degli uomini di oggi, perché capiscono che la famiglia è un dono preziosissimo e insostituibile che ci ha messo nelle mani Dio stesso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della luce ci fa seguire Gesù che cammina per le strade della Palestina, e potremmo dire cammina per le strade del mondo, perché Gesù continua a seguirci, continua a vivere dentro la nostra storia, e durante il suo cammino ci consegna le beatitudini, le riconsegna anche oggi, ci consegna delle parabole stupende. Una parabola dice così: il regno di Dio rassomiglia a un campo in cui crescono insieme grano e zizzania. Tutti possono diventare zizzania. Pensate, Pietro rischiò di diventare zizzania e dare il capo. Meno male che si pentì. Saulo era zizzania, è diventato grano. Agostino era zizzania, è diventato grano. Quanti purtroppo sono grano, cioè sono creature belle che diventano zizzania, che tradiscono il progetto di Dio, che non ci accada mai. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e davanti a loro si trasfigura, cioè fa vedere lo splendore della divinità che si nascondeva nella sua umanità. Gesù, sulla cima del Tabor, con un raggio di luce che attraversava la sua umanità, fece vedere agli apostoli il futuro della sua umanità e anche il futuro del mondo,
Il futuro del mondo è la trasfigurazione. Il mondo non finirà così. C'è una meta meravigliosa. Evidentemente, se apriamo il cuore a Dio, se ci lasciamo condurre da Lui, camminiamo verso la trasfigurazione, verso una trasformazione totale, come il corpo di Gesù, come il corpo glorioso di Gesù. Rinnoviamo questa fede, questo atto di fede. Non andiamo verso il buio, andiamo verso una grande festa, una trasfigurazione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono,
non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù avverte aria di tradimento, sa che Giuda lo tradirà, sa che Pietro lo rinnegherà, sa che tutti gli altri apostoli lo lasceranno solo nell'ora della passione. Avrebbe avuto diritto allo sdegno e invece ecco il mistero di Dio, il mistero dell'infinita bontà. Proprio in quel momento ci fa i regali più belli, ci dona il comandamento dell'amore e ci dona la Santissima Eucaristia, che è un prodigio che si rinnova continuamente alle nostre mani. Pensate, il curato d'arce spesse volte si fermava anche un quarto d'ora dopo la consacrazione e pensava: ho qui tra le mie mani il Calvario, ho qui tra le mie mani un miracolo, ho qui tra le mie mani un atto di infinito amore. Se capissimo il valore della messa, ci sarebbe la fila alle porte delle chiese per poter partecipare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A Te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del Tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo amore, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre della Misericordia. Prega per noi. Madre della Divina Grazia. Prega per noi. Madre della Fiducia. Prega per noi. Madre Purissima. Prega per noi. Madre Sempre Vergine. Prega. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna di amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per Vergine noi. Degna di lode, prega per Vergine noi. Potente, prega per Vergine noi. Clemente, prega Vergine fedele, prega specchio noi. Della santità divina, prega sede della sapienza, prega causa noi. Della nostra gioia, prega tempio noi. Dello Spirito Santo, prega porta del cielo, prega stella del mattino, prega salute degli infermi, prega rifugio dei peccatori, prega conforto dei migranti, prega consolatrice degli afflitti, prega aiuto dei cristiani, prega regina degli angeli, prega regina dei patriarchi, prega regina dei profeti, prega regina degli apostoli, prega regina dei martiri, prega regina dei confessori della fede, prega regina delle vergini, prega regina di tutti i santi, prega regina concepita senza peccato originale, prega regina assunta in cielo, prega Regina del Santo Rosario, prega Regina della Famiglia, prega Regina della Pace, prega Vergine Lauretana, prega Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Abbiamo rivisitato il cenacolo nel quinto mistero. Rivolgiamoci a Gesù. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, io sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è ancora dentro di me, che continuamente esplode nelle rivalità,
nelle guerre vergognose che insanguinano i popoli. Gesù, donaci una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono e non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel Cenacolo tutto parlava di tradimento, come oggi, e tu, con un gesto di puro amore, donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donaci una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli Apostoli. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me. Rendimi scontento e infelice di ogni briciola di cattiveria. Signore, donaci una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti che ci facciano innamorare dell'Eucaristia. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto il cielo e terra. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Quando passate davanti ad una chiesa, entrate che soltanto un momento. Fate una piccola sosta davanti all'Eucaristia. Nel tabernacolo c'è una presenza, la presenza di Gesù. Anche soltanto un saluto sicuramente vi farà tanto bene all'anima. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.